delle belle parole, anche rendo il mio compito un po' complicato, perché sembra che sia sembra che le costruzioni rispondano a tanti criteri. Io credo che sto in piedi, perché di solito le il tema è l'architettura del legno, l'architettura dei luoghi. E le parole di Ferdinando incoraggiano su questo tema, cioè incoraggiano a parlare del legno anche in termini diversi da quelli di cui oggi noi siamo abituati a parlare. Il legno possiamo vederlo in tanti modi, cioè il tronco che abbiamo visto prima può essere visto in questi termini, cioè nel capire tutti i prodotti, no, che vengono fuori dalla lavorazione del tronco, cioè una visione, diciamo, tecnica, una visione economica. Possiamo vedere anche una visione tecnica di come ogni questa parte può reagire, può essere sfruttata, può essere messa, può essere operata. Ma non dobbiamo dimenticarci che questo è la fonte del legno. Io ho messo qui questo grande albero, io sono appassionato di alberi, fotografo continuamente alberi. Perché? Perché io credo che questo sia il tema che legherà un po' tutta questa esposizione. L'albero possiamo vederlo come prima, come abbiamo visto prima, cioè quindi con dei lavorati di questo tronco, ma possiamo vederlo anche in questo modo. È un modo un po' diverso da quello che abbiamo visto precedentemente. Questa è una composizione di Alberto Burri, uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, dove utilizza dei fogli di legno, capiamo che è legno, ma in termini molto diversi, cioè in termini nella ricerca di una verità che è la verità dell'arte, la verità artistica. Questi sono altri pezzi di Burri, il titolo è Combustioni, dove si utilizza il legno alla ricerca di un'altra verità, che non è solamente la verità tecnica. Ecco, all'interno di queste due grandi visioni, faccio una sintesi naturalmente, c'è la visione di quello che è il mestiere di noi architetti, in cui la visione tecnica, tecnologica, è connessa fortemente con quella che a mio avviso è ancora una componente fondamentale del nostro mestiere, cioè la componente artistica. Dichiaro subito che io vedo la disciplina dell'architettura come una disciplina fondamentalmente artistica. Oggi ce lo siamo dimenticati, ma io credo che sia ancora fortemente, anzi debba essere fortemente presente, semplicemente per tradizione di dove viene il nostro mestiere. Questa è un elemento architettonico. Come vedete sono presenti sulla sinistra, faccio riferimento a quella che era la composizione di Burri, cioè il legno adoperato in un certo modo, vedete sulla sinistra, sono dei pannelli di legno messi in ordine e vi dirò che nel fare questo noi ci siamo ispirati le prime opere che avete visto di Burri. Il secondo è una sezione tecnica, dove potete vedere come abbiamo costruito questi pannelli. È una sezione di quella casa che diceva, cui citava prima Ferdinando, pubblicata da Legno Architettura. Dopo andremo nel dettaglio a vedere questo, però vediamo già una componente tecnica, quindi c'è una componente della struttura, c'è una componente del rivestimento, c'è una componente dell'isolamento, c'è un tetto, ci sono dei solari. Questo è il risultato concreto di un lavoro che vede nella visione, nell'unione, nel rapporto stretto tra una visione tecnica e una dimensione artistica, il lavoro di un architetto. In basso vedete com'era l'edificio
all'inizio dei lavori, in alto, vedete fino lì perché probabilmente c'è molta luce, quindi si fa fatica un po' a vedere bene le cose. Il secondo tema della giornata, i luoghi. Qui quello che noi chiamiamo un bel paesaggio. Tutte le opere che noi realizziamo sono realizzate intorno a una 25-30 km, tiraggio 25-30 km. Noi abitiamo qui, lavoriamo qui, in queste zone, viviamo all'interno di quello che noi chiamiamo un bel paesaggio. Un bel paesaggio, ma un paesaggio fortemente antropico, fortemente lavorato. Cioè non è un paesaggio semplicemente naturale, è un paesaggio in cui l'operare dell'uomo ha stratificato dei segni continuamente. La consapevolezza di questo, la consapevolezza di vivere all'interno di un paesaggio sedimentato, è un fattore importantissimo, a mio avviso, nel fare architettura. Perché la parola finalmente costruiamo dei grattacieli come nel tutte le parti del mondo, io direi purtroppo costruiamo dei grattacieli come in tutte le parti del mondo, ma perché il rapporto di consapevolezza fra ciò che si fa e dove si fa è venuto tragicamente a mancare. È venuta a mancare una componente che ci lega alla storia dei luoghi, a ciò che la stratificazione storica comporta rispetto alla nostra coscienza, alla nostra visione di fare il mestiere. E questo è importante. Oggi, se avete visto, io sono l'unico architetto, poi ho tre ingegneri dietro, con cui collaboro. No, c'è un anno, devo dire questo, che Thomas è anche architetto, è ingegnere architetto. Perché noi collaboriamo continuamente con gli ingegneri, collaboriamo continuamente con gli aspetti tecnici del mestiere. Questo è un dato di fatto e dobbiamo collaborare nel miglior modo possibile. E fortunatamente con le persone con cui io ho di fianco riusciamo a fare questo tipo di lavoro. Ma non dobbiamo scordarci qual è la componente fondamentale del nostro lavoro. E credo la dimensione artistica, la consapevolezza dei luoghi siano delle componenti fondamentali e fondanti del nostro lavoro. No, aspetta, ecco. Il paesaggio potevamo vederlo come l'ho descritto prima, cioè con dei caratteri storici, no? Quindi delle stratificazioni. È possibile fare delle analisi del paesaggio, è possibile fare delle analisi geografiche, è possibile fare delle analisi antropologiche del paesaggio, ma è possibile vedere il paesaggio anche in questi termini. Questo è un paesaggio di Klee, un acquerello. Questo è un altro paesaggio, il titolo del paesaggio proprio, di un pittore di Parma, un pittore secondo me importantissimo anche nella storia italiana, che è Mattioli, a cui il mio lavoro è fortemente legato. Quindi anche il paesaggio, come avete visto, può essere visto in maniera e in modi diversi, può essere declinato e portato all'interno del nostro mestiere in modi diversi. Mi dispiace una cosa, devo fare una piccola premessa, che avevamo previsto di far suonare un violoncellista prima del mio intervento. Quindi sono andato un po' lento nell'approfondire queste cose perché volevo che ci fosse uno stacco, diciamo, fra le giornate che ci sono state, interessantissime, ci sono state in questi giorni, sugli aspetti tecnici, sugli aspetti energetici, sulle prestazionali degli edifici, e una relazione di questo genere che forse pone anche altri tipi di problematiche all'interno di un concetto come quello della sostenibilità. Ecco, con queste premesse io cercherò di illustrarvi quali sono i nostri approcci nel risolvere dei problemi piccoli che sono i nostri lavori, che ci sono capitati. Questo è anche per omaggiare la rivista che ci ha ospitato nel suo ultimo numero, questo è il primo lavoro, sono degli edifici agricoli nel primo Appennino Parmense, è il recupero di... il puntatore dovrebbe essere... Ah, perfetto, benissimo. Innanzitutto la zona, siamo vicino a un torrente, il torrente Parma, lo vedete qui,
il torrente scorre in questo senso, e siamo in una zona dove è presente un mulino, un aggregato del Cinquecento, uno dei primi mulini del territorio. Questo è un canale che lo attraversa e muoveva le macine, e degli edifici che sono degli accessori al mulino, vedete qua. Questi edifici, noi abbiamo fatto, la prima cosa che abbiamo fatto è un'analisi storica, una semplice analisi storica, andando in archivio, andando in catasto, a capire come sono fatti questi edifici. Vedete qui, questo è il mulino cinquecentesco, ancora gli accessori non ci sono. Questa è una mappa del primo Ottocento, ecco, qui c'è. E vedete che il fiume scorreva proprio vicino agli edifici. Questa è una mappa successiva in cui vedete la costruzione di questa strada e alcune difese spondali che allontanano sostanzialmente il torrente. Quando siamo andati sul sito, questi erano gli edifici, cioè quindi edifici fortemente degradati, fortemente compromessi, con una situazione forte di degrado delle murature, i tetti. C'erano in alcune parti, i tetti non ne esistevano più. Ecco, qui vedete uno dei primi schizzi, uno dei primi ragionamenti che si fa, cioè che semplicemente si cerca di pulire quella vegetazione aveva tolto agli edifici. Questo è uno dei primi scarabocchi che si è fatto. Sotto vedete sempre gli edifici. Ecco, perché la cosa interessante è che questi volumi, ecco, lo vedete soprattutto qui, erano organizzati lungo quella strada che avete visto nelle mappe storiche. Cioè la visione delle mappe, cioè il capire come si sono costituiti gli edifici, ci hanno anche fatto capire come intervenire su questi edifici, cosa importante. Ad esempio la strada originaria era stata mantenuta, cioè questa strada portava al vecchio edificio. Quindi gli edifici sono sorti inglobando questa strada. Inoltre in questi edifici c'erano alcune finestre, alcune aperture che ci davano una visione del paesaggio, una visione in alcuni edifici davano una visione delle colline e poi del torrente. Questa è una delle prime sezioni, come vedete come c'è questa volontà di guardare fuori, di metterci in relazione col torrente, con la natura, e nello stesso tempo di avere la natura introiettata all'interno dell'edificio. Ma questa operazione come è possibile fare? Possibile farla se noi guardiamo il legno come vi dicevo all'inizio, cioè il legno sostanzialmente è natura, cioè l'idea di portare la natura all'interno di un luogo, all'interno di un muro, no? Qual è il prodotto più naturale del legno? Difficile il prodotto edilizio, il prodotto del legno, perché il legno ci ricorda continuamente la natura, anche se non ne siamo consapevoli. Il problema è naturalmente non trasformare il legno in plastica, ma questo è un altro problema. Ecco, quindi vedete questa semplice sezione, ecco quello che vi dicevo, la natura, cioè riportare dentro la natura. Questo è un altro schizzo, vedete la strada principale, questo è il percorso che attraversava l'edificio, questo era l'edificio, come l'abbiamo trovato, fortemente degradato, le coperture non potevano essere più mantenute perché erano completamente invase dall'acqua, quindi erano marcite. E questa è un'idea di come trattare, di come portare dentro il legno all'edificio, a questo percorso. Progetto, la strada che attraversa, qui c'è tutta la parte di residenza, questo è un edificio che è diventato una residenza e una casa per gli ospiti, il canale che attraversa, e adesso vediamo se siamo riusciti, questa è la sezione costruttiva, vedete tutti i solai, tutti la copertura, i solai e i pannelli sono in legno. La cosa interessante è che abbiamo adoperato ecco, queste sono le immagini del cantiere, abbiamo adoperato dei pannelli di Xlam per tamponare fra una campata e l'altra dei pilastri, questo è il pannello di Xlam che poi abbiamo rivestito. Tutti i solai sono fatti con travetti e assito di rovere,
perché è una tradizione anche dei nostri luoghi, il rovere, la quercia, è fondamentalmente il legno che si adoperava. Naturalmente li abbiamo adoperati cercando di reinterpretare la tradizione, cioè di non fare dei solai uguali a quelli che erano i vecchi solai, ma semplicemente fare dei solai reinterpretandolo secondo una condizione moderna. Ecco, il pannello di Ixlan in effetti è stato molto utile, noi conoscevamo il pannello di Ixlan perché avevamo lavorato con dei pannelli di Ixlan in altre costruzioni nuove. Il pannello Ixlan è stato molto utile perché ci ha permesso anche di passare con gli impianti, poterlo bucare in maniera facile senza avere rotture delle murature. E vedete qui la soluzione, il pannello Ixlan, quello che abbiamo poi smesso l'isolamento all'esterno, poi tamponato con il legno, perché volevamo che il legno si sentisse anche lungo il percorso, e la parete isolata all'interno che poi è stata chiusa con il cartongesso. Queste invece sono pareti completamente vetrate, anche qui noi abbiamo disegnato tutti i serramenti sono sul disegno, e vedete sono delle soluzioni semplicissime, anche banalissime, perché sono tenuti fermi in alto e in basso, no? Ecco, vedete qua c'è un elemento di chiusura anche del solaio. La costruzione, in questo modo è una costruzione semplice, ci ha permesso anche di avere soluzioni a secco all'interno dell'abitazione. Come vedete qui, questo è tutto il sistema degli impianti a parete, questi qua sono i bagni. Abbiamo una soluzione tecnologica del riscaldamento al pavimento e, ecco, e questo è il nostro corridoio centrale tamponato con i pannelli in Ixlan. Questa è una foto che non c'entra niente con legno, ma mi piaceva, l'ho messa ugualmente perché è il pavimentista che ha messo in ordine i suoi elementi in cotto per fare la pavimentazione. Ecco, anche tutte le strutture e tutti i rivestimenti sono in legno. Vedete anche la struttura della scala, è una struttura molto leggera e ci ha permesso fra l'altro di incidere pochissimo sulle murature. Perché? Perché una scala, vedete come è fatta, ha due cosciate. Adesso questa è la scala di cantiere, però sostanzialmente non si differenzia poi tanto da quello che è stato realizzato, la vedremo dopo. Ma questo ci ha permesso di attaccarci anche alle strutture in muratura senza andare a rompere le strutture in muratura originarie. No? Quindi questo è stato un po' il lavoro che abbiamo fatto. E qui vediamo se il nostro lavoro rispecchia i presupposti di partenza. Ecco, su queste immagini
vi dico anche questo, che è stata disegnata tutta la struttura, tutti i serramenti e anche tutti i mobili. Tutti i mobili sono stati realizzati sul disegno, naturalmente. Noi abbiamo avuto la fortuna, naturalmente, di un committente che ci ha seguito, ha avuto fiducia in noi, anche sui mobili, e anche qui l'idea è di riportare dei blocchi di legno all'interno di queste stanze. Quindi è sempre l'idea del legno e del rapporto fra ciò che è fuori e ciò che è dentro. Questo è il mio assistente di cantiere. Viene sempre fortemente. Sì. Ecco, le scale, come dicevo prima, sono i cosciali, quindi i cosciali portano sostanzialmente, portano questi elementi, e questo è un tamponamento, cioè l'alzata è un tamponamento, quello che porta è il piano orizzontale. Anche sulle scale noi abbiamo cercato di mettere, cioè chi percorre le scale, queste scale in legno, è sempre in contatto con ciò che è fuori. Sia in una casa che nell'altra. Non ho caricato le dispositive dell'altra casa perché diventava veramente molto lunga. Però come vedete le scale sbarcano sempre e mi danno la relazione con quello che è il porticato esterno, con la copertura, con il cielo, con la pietra. Qui abbiamo dovuto, naturalmente, avete visto, degli artigiani molto bravi. Questa è stata realizzata già da ditte, che direi in cui oggi è difficilissimo imbattere, che noi avevamo fortunatamente, cioè, in cui il rapporto architetto, cioè progettista, committente e impresa è un rapporto a tre, no? Cosa fondamentale, a volte succedeva così, oggi è molto più difficile, è sempre più difficile trovare, però questo ci ha dato la possibilità di realizzare anche nei dettagli elementi come questo. Bene, questo è il primo lavoro che abbiamo fatto. Qui vi ho dato un'idea un po' di come cerchiamo di lavorare per ogni lavoro. Adesso, prendendo quel torrente, quel fiume che avete visto all'inizio, che era al fianco del nostro edificio, scendendo di circa 20 km, anzi, in questo senso 25 km, scendiamo e arriviamo qui. Vedete, è un luogo fortemente naturale. Quindi chiederete dove siamo. Ecco, questo è un altro progetto fatto circa 5-6 anni fa. Vorrete interessante, vedrete perché. Questo che vedete il torrente, qui siamo in pieno torrente, questo è il torrente Parma. Ecco, il torrente Parma, siamo proprio in mezzo alla natura. Ma siamo in mezzo alla città di Parma. Cioè siamo proprio in ambito urbano, in ambito cittadino. Vedete dove è collocata questa palestra, vedete che siamo proprio vicino al centro storico, vicino alla cittadella, in mezzo ai quartieri novecenteschi della città. Il luogo è quello, ma ha una sua peculiarità, come avete visto prima. Cioè un luogo è vicino alla confluenza fra il Baganza e il Parma. Due anni fa c'è stata l'inondazione di questi posti, se voi avete presente, Parma ha avuto l'inondazione, tutti questi quartieri fra l'altro sono stati allagati, compresa la nostra struttura, che però è rimasta intatta. Ci troviamo in un posto unico, all'interno di una città,
all'interno di un fiume, in una zona fortemente naturalistica. Ecco, in questo scarabocchio iniziale vedete un po' l'idea che ci è piaciuta subito, e cioè quella di non fare un edificio. Non fare un edificio, non fare un edificio secondo un edificio, diciamo, con una forza sua di gravità sul terreno, ma di fare qualcosa che venisse un po' ripreso dalla natura circostante, no? Per la natura circostante. Pian pianino siamo arrivati a fare una forma un po' strana, la vedete qui con dei colori strani, utilizzando. Ecco, questo è l'edificio. Semplicissimo, apparentemente. Questo è un arco che è lungo 87-88 metri, allora è uno degli archi più lunghi che erano stati realizzati in legno da vellare. Quindi una struttura semplicissima, pulitissima, no? Questa è stata un po' l'idea. Ma se ci pensate bene, questa idea, che cos'è? È un'idea che parte da ciò che è attorno, quindi la natura. Non voglio fare l'edificio, prendo la natura. Qual è l'operazione che si è fatto con questo? Non è un arco che mi porta qualcosa sopra, come dire, non è un arco murario, è un arco che mi copre e basta. Quindi, se ci pensate bene, se voi prendete un rametto con un po' di flessibilità, lo piegate, questo assume la forma dell'arco. Ecco, questa è l'operazione che si è fatto, a cui si è pensato quando abbiamo previsto quest'arco. Ma perché? Perché noi dovevamo coprire una struttura che già esisteva. Cioè, questa struttura che voi vedete all'interno esisteva già, noi dovevamo coprirla. No? Dovevamo coprirla e poi dovevamo riparamentarla, eccetera, eccetera. Per cui l'operazione che si è fatto è semplice. Immaginiamoci di piegare un albero lungo 87 metri, naturalmente è difficile da trovare, e abbiamo fatto questo tipo di operazione. L'altra questione era che noi eravamo in mezzo alla natura, in mezzo al torrente, no? E quindi la necessità di avere questa relazione ancora con l'esterno. Qui vedete uno dei primi schizzi. E questo era quello che volevamo ottenere. Fin dall'inizio si voleva ottenere questo, cioè che chi abitava la palestra, chi faceva attività all'interno della palestra, chi correva, questa è una pista d'atletica, corresse in mezzo alla natura. Ed è una cosa bellissima, perché se pensate che a 300 metri siamo in piena città, no? Siamo in pieno centro della città. Ecco qui il nostro arco. Fra l'altro un cantiere molto complesso, perché questi sono lunghi 87 metri, erano tutti prefabbricati, quindi sono arrivati già per i lunghi, anche a tre cerniere. Si è bloccata una parte della città per poter far passare il camion, per poter smontare questi archi. Qui vedete grandi spalloni, sotto queste spalle c'è una fondazione che è profonda 4 metri. 4 metri perché doveva reggere una spinta notevolissima. Io ho abbassato gli archi fino al limite, perché non volevo una forma arcuata, volevo una forma il più orizzontale possibile. Ecco, vedete gli archi, vedete come già si sente il fatto di essere coperti, ma di essere coperti da qualcosa che appartiene ancora a quello che c'è fuori, alle alberature. Quindi qui abbiamo utilizzato il legno proprio come struttura, proprio abbiamo denunciato la sua funzione anche di struttura, no? Ecco, però una struttura un po' particolare, non dimenticandosi di quale fosse l'idea originaria. Ecco, quindi la grande copertura. Se voi notate in questa immagine, la copertura sembra sospesa. Gli appoggi sembrano talmente piccoli, che la copertura sembra quasi che voli, no? Sempre l'idea del ramo leggerissimo che si piega e mi fa la copertura. Thank you.
qui Thomas non ti conosceva ancora, quindi abbiamo fatto un altro ingegnere questo. Alcuni dettagli tecnici, vedete qui la struttura, queste sono le grandi travi arcuate, le vetrate che sono irrigidite da montanti esterni. No? Questa idea di mettere i montanti esterni, quindi di denunciare anche all'esterno che la struttura è in legno, no? Di denunciare anche all'esterno la verticalità di questa struttura. La verticalità che la mette in relazione con la verticalità dell'alberatore di questa zona del torrente. Ecco, qui un'altra cosa che forse mi incuriosirà è il fatto che qua non c'entra niente con legno, però qui un altro grande elemento di interesse è quello delle vetrate, perché le vetrate, come avete visto, sono trasparenti, cioè danno una visione alla zona bassa, mentre sull'altro sono vetri diffusori. Sono dei vetri diffusori che permettono di non avere un abbagliamento all'interno della palestra per l'attività sportiva. E qui vedete i dettagli, è stata curata tantissimo nei dettagli questa palestra, perché come tutte le cose semplici funzionano se funzionano i dettagli, cioè se c'è una cura, non dico maniacale perché non siamo maniaci, ma una cura molto attenta in quello che riguarda tutti i dettagli, il rapporto fra la struttura e le parti architettoniche. Cosa interessante è che questa forma dell'arco, cioè molto ribassata, non fa vedere l'edificio, no? Per cui l'edificio, perché noi volevamo così, volevamo che l'edificio non si vedesse, non volevamo fare come diciamo, gli architetti. Facciamo vedere cosa facciamo. No, non ci interessa farci vedere, anzi noi vogliamo scomparire nella natura. Questo edificio è alto 14 metri in questa punta qui. Nessuno ci crederebbe, ma è 14 metri. E dal lungo fiume non si vede, cioè si nasconde benissimo con la natura. Quindi credo che questo obiettivo sia stato poi alla fine pienamente raggiunto. Bene. Abbiamo visto il legno come struttura, proprio come struttura pura, no? Quindi la capacità di usare, che il legno possa diventare struttura. Ma il legno, in questo caso, è usato come rivestimento. Questa è una chiesa, ecco, questo è l'unico progetto che è stato costruito più lontano rispetto alle nostre zone di lavoro. Una chiesa costruita vicino a Milano, costruita ormai tanti anni fa, perché noi avevamo vinto un concorso, eravamo molto giovani, avevamo 29 anni. E questa chiesa è un edificio abbastanza semplice. Qui l'idea era quella di ritornare a una chiesa non monumentale, ma una chiesa con una dimensione quasi domestica. C'è tutta una parte legata al Concilio Vaticano II, ma anche diciamo, a tanti liturgisti, che auspicavano un ritorno alle origini della Chiesa. La Chiesa, all'origine, non era, per esempio la Chiesa dei primi cristiani, non erano edifici, non erano templi, ma erano case. I primi cristiani si ritrovavano nelle case per ricordare il Cristo. Quindi c'era un aspetto domestico di questi spazi. Ecco, allora noi abbiamo lavorato, io e altri due architetti molto bravi, a un gruppo, questo gruppo abbiamo unito questa chiesa, l'architetto Bernardi e l'architetto Ghidani, abbiamo concepito l'interno, faccio vedere solamente l'interno, ecco allora sentivamo che avevamo bisogno di un materiale che ci riportasse anche la domesticità, alla natura e alla domesticità. E quindi abbiamo pensato poi al legno.
vedete qui, questi sono tutti pannelli di legno di faggio che creano un grande recinto sospeso. Lo vedete qui, questa è la pianimetria della chiesa, questa è la chiesa, questo è uno dei più grossi centri parrocchiali che sono stati realizzati in Lombardia, la chiesa, tutte le opere parrocchiali, poi sono campi sportivi. L'idea è quella di, all'interno del recinto della chiesa, si connettono i percorsi con le opere parrocchiali e col sacrato, quindi questo recinto diventa veramente il centro di questo centro parrocchiale. È una... ecco. Ed è, quindi, deve essere anche un recinto che mi dà la dimensione domestica, ma mi dà anche una dimensione altra, un'altra dimensione che la chiesa ritiene. Vedete com'è fatto? Semplicissimo, c'è una struttura con una struttura metallica e il legno mi fa un rivestimento. E questo rivestimento naturalmente è denunciato, si capisce che è un rivestimento ed è un blocco sospeso. La struttura in effetti è molto interessante, vedete qua ci sono delle travi in acciaio in questo modo, questa è la struttura sospesa. La struttura in acciaio, questo è il nostro plastico, il plastico iniziale, ed ecco il nostro recinto con i vari pannelli. Perché pannelli anche in legno? Perché vedo parte in legno? Poi, specialmente il legno di faggio, e qui per tornare ai luoghi, perché i luoghi non è solamente il luogo geografico, ma è anche il luogo dove vivono persone che hanno una loro tradizione di lavoro, perché noi eravamo in un paese vicino a Milano con una grandissima tradizione di falegnami e di impiantacciatori. No? Quindi non è stato difficile metterci in relazione con queste persone che ci hanno parlato e insegnato tantissimo sull'uso dei pannelli in legno. Bene. Siete stanchi? Facciamo una pausa. Da una chiesa a una scuola. No? Una volta si dice più scuole, meno chiese. In effetti, forse è anche giusto. Questa è la scuola primaria di Felino che abbiamo realizzato anche con dove ci siamo conosciuti con Thomas. E questo è un concorso che abbiamo vinto ormai 10 anni fa, credo, sì, circa 10 anni fa. E la scuola il concorso riguardava un intero polo scolastico. Questa è la tavola di concorso. L'idea, sempre per parlare di luoghi, l'importanza che noi diamo ai luoghi, il concorso, a mio avviso, è stato anche vinto perché proponeva una soluzione che, al contrario di quasi tutti i progetti presentati, cercava una relazione con quello che era questo paese. Questo paese è un piccolo paese della provincia di Parma, vedete qua il centro storico, l'area della scuola era un po' fuori dal centro, queste erano aree pubbliche o che dovevano diventare pubbliche, e quindi la nostra idea è stata quella di dire, ma allora facciamo in maniera che una persona, un bambino, dal centro del paese, da questi quartieri, possa allacciarsi alla scuola attraverso un percorso pedonale ciclabile, ma la scuola diventa un elemento di attraversamento, no, di relazione tra il centro del paese e diverse aree pubbliche a verde. Questa idea si vede che è piaciuta e alla fine siamo stati premiati. Ecco, vedete qua quale fosse un po' l'idea. Quindi questi elementi sono degli elementi molto semplici, no? Semplice, contengo le aule, contengo le scuole, che vengono attraversate da questo percorso, con una piazza pubblica, dei vari spazi. Le scuole erano due, scuola elementare, scuola media, palestra e la mensa al centro. Noi abbiamo realizzato per adesso solamente questa parte, abbiamo realizzato solamente la scuola elementare, e come vedete la scuola è molto semplice, cioè nel senso che questi sono due volumi. Però la cosa interessante è che in mezzo abbiamo questo grande spazio, che è lo spazio di relazione fra la scuola, cioè quindi i percorsi privati della scuola, e lo spazio pubblico. Quindi c'è una forte relazione
fra ciò che è dentro, fra le attività della scuola e le attività che sono all'esterno, le attività pubbliche. E questa semplicità viene data anche dalla sezione. La sezione, vedete, è una sezione molto semplice, in cui c'è questo spazio a doppia altezza, no? Che viene attraversato e mette in collegamento poi le aule, porte a destra e a sinistra. Anche qui la struttura che noi abbiamo scelto, che noi abbiamo portato avanti con cui è costruita la scuola, è una struttura in X-LAM, quindi con solai e pareti portanti in X-LAM. Una struttura, fra l'altro, se vogliamo anche molto semplice, lo vedete da questa cosa, ma è una struttura che noi interessava, è stata la prima volta che adoperavamo questo tipo di struttura, ci ha convinto subito perché eravamo indecisi, era una struttura tradizionale, prefabbricata, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un colloquio con Thomas che ci ha spiegato in circa 5-6 ore come funzionava questa struttura, no, ci ha spiegato in 10 minuti come funzionava la struttura e ci ha convinto subito. Ci ha convinto perché ci piaceva l'idea. Allora però non si facevano tantissime, credo che sia stata una delle prime a essere costruita di scuola. Dopodiché abbiamo notato con piacere che questo ha dato l'avvio anche a molte scuole costruite con questo sistema. Qui vedete questa scuola. E anche qui perché il legno? Naturalmente il legno come struttura, ma il legno come struttura abbiamo visto che ha per le scuole una normativa complicatissima, una normativa superata purtroppo, no? Una normativa veramente superata. Adesso noi stiamo iniziando a progettare una nuova scuola e abbiamo visto le difficoltà che abbiamo per quello che riguarda la prevenzione incendi con le scuole. Perché le strutture devono essere tamponate, dobbiamo adoperare dei controsoffitti, non possiamo adoperare dei controsoffitti, cioè esistono delle condizioni molto diverse, ad esempio che in Alto Adige o in Austria o in Svizzera nell'uso del legno, ma su questo poi Thomas probabilmente accennerà cose più tecniche di me. A noi però interessava che il legno in un qualche modo si vedesse, cioè che comunque all'interno della scuola costruito in legno qualcosa si vedesse, ma anche perché noi pensavamo che la scuola dovesse avere questa dimensione domestica, questa è una scuola elementare, per cui il bambino sentirsi bene all'interno. La struttura, questa è come è fatta la struttura, però di questo se ne occuperà poi Thomas. Ecco, vedete questo grande spazio interno, questo è lo spazio di relazione anche di tutta la scuola, cioè lo spazio che accoglie chi viene dall'esterno e accoglie chi è all'interno, cioè qui si gioca, si fanno le assemblee, si fanno le riunioni, i genitori si possono riunire mettendo le sedie qua sotto. Ecco, vedete come noi abbiamo fatto calare la luce in questa scuola. Queste sono travi con legno da emendare, qui vedete abbiamo lasciato il legno a vista, ma anche qui abbiamo lasciato il legno a vista. Cioè il legno, quindi, questa struttura mantiene, fa vedere che comunque è una struttura in legno. Ecco, il legno è utilizzato anche per quello che riguarda i serramenti, cioè tutti i serramenti hanno montanti in legno laminato. Vedete qui in fondo. Nelle aule le controsoffittature. Questo non so come siamo riusciti a farlo, però siamo stati molto bravi. La controsoffittatura è linea, no? Anche qui, ma perché? Perché volevamo che l'aula non ci fosse solamente il controsoffitto, i soliti quadrotti, ma ci fosse un ambiente più accogliente, in cui il bambino si sentisse un po' circondato dal calore, no? che solamente un materiale come il legno può dare. Vedete anche la mensola che dà verso l'esterno, vedete questa relazione con l'esterno all'interno delle aule. Questa è la sezione, vedete come è costruito, vedete il fatto che di questa mensola bassa dove i bambini possono studiare. Quindi avere una relazione con l'esterno, non a caso questa mensola è
naturalmente in legno, vedete l'altezza bassa, il bambino può continuare a guardare fuori dall'aula pur lavorando sopra questa mensola. Questi sono i particolari, anche qua la struttura è semplicissima, vedete il pannello in X-LAN, vedete la controsoffittatura, che è una controsoffittatura fra l'altro che funge anche da fonoassorbimento all'interno dell'aula. Questa è la parte della copertura, questa invece è la parte del solaio sopra con riscaldamento, il massetto e il riscaldamento a pavimento. Questo è l'esterno dove vedete queste grandi finestrone, che qui sembrano finestre non tanto grandi, ma sono finestre larghe 4 metri. No? Quindi la scala di questo edificio, grazie a questi buchi, viene riportata a una scala, quasi una dimensione più, diciamo, più domestica, ma l'edificio è un edificio molto molto grande. Bene, quanto abbiamo conto? Scusate, ma ho molte diapositive, quindi non mi so regolare bene, ma quando farete dei segni io comincerò a andare. Ecco, qui invece arriviamo su un altro aspetto dell'uso del legno e sul giorno. Abbiamo visto il rapporto con la geografia, con la storia, con la natura. Qui c'è un po' invece il rapporto sempre con la storia, ma con la storia economica del luogo. No? E questo è un esempio, a mio avviso, interessante. Ci siamo a Langhiano, questo è il Museo del Cibo, uno dei musei del cibo della provincia di Parma. Ci sono 6 musei del cibo a Parma, il Museo del Parmigiano Reggiano, il Museo del Prosciutto, il Museo del Salame, il Museo del Vino, eccetera eccetera. Sono musei fra l'altro fatti molto bene, con un'idea di fortissimo legame con i territori, credo che sia un'idea molto positiva. Qui ci sono due aspetti, uno che è l'aspetto sempre del rapporto col contenitore. Questo era il contenitore, era un vecchio forboario, all'inizio del Novecento, un forboario che era stato poi adibito a magazzini comunali, quindi completamente tamponato, lo vedete qua con delle tamponature, non in un grande stato purtroppo. Questi sono i disegni originari dell'edificio, non è stata realizzata questa parte, era stata realizzata solamente quest'altra parte. Questo era lo stato pressappoco in cui si trovava, vedete qui il sistema che noi abbiamo già fatto degli impianti. La struttura lignea, anche questa è una struttura lignea con grandissimi problemi perché era piovuto dentro il tetto, la maggior parte delle travi erano marcite fondamentalmente, le capriate invece avevano fondamentalmente erano ancora abbastanza sane. E quindi da qui l'idea di mantenere, di recuperare le capriate, che sono capriate povere, tra l'altro, fatte con legno povero, però ci piaceva questa idea di mantenere la memoria. Ecco, qui c'è il secondo aspetto. Questo che vedete, questo museo è un museo del prosciutto. Qui siamo a Langhiano, che siccome io sono di Langhiano dico che è la capitale del prosciutto. Ma in effetti è vero, la lavorazione del prosciutto nasce lì nella provincia di Parma. E queste sono, si chiamano scalere, sono le scalere dove si appendeva, perché adesso si appendono in strutture in acciaio per problemi igienici. Si appendevano i prosciutti. Queste sono le scalere, che sono delle strutture fondamentalmente con degli elementi, dei montanti, dei traversi totalmente in legno. Vi assicuro che io ho visto questi stanzoni con questi prosciutti, con queste scalere, hanno un fascino spaziale incredibile, cioè sono veramente emozionanti. E qui li vedete vuoti, vedete un po' come sono fatti, guardate la semplicità, però questi qua sono i ganci, i prosciutti vengono messi lì a stagionare. O a asciugare o a stagionare. Da qui l'idea di dire, bene, riprendiamo quest'idea che è stata un'idea che ha segnato sostanzialmente anche la lavorazione del prosciutto, ve lo dico perché l'ha segnata, perché subito non si mettevano sopra queste scalere, subito i prosciutti si mettevano per terra e si salavano per terra e si lasciavano stagionare per terra. No? Poi pian pianino si è capito col tempo che conveniva invece appenderlo. Prendiamo questo coso qua e mettiamolo all'interno del contenitore che avete visto prima. Invece di appendere i prosciutti, appendiamo la storia del prosciutto. Questa idea
ha avuto un attimo di esitazione anche nel curatore del museo, che era questo signore qua, Mario Zannoni, un bravissimo curatore, veramente uno storico eccezionale, e loro gli ho fatto costruire un modello a scala 1 a 1, con degli elementi molto poveri, gli ho fatto costruire questo modello per convincerlo a realizzare questa idea. Ho detto, guarda, questa è l'idea, questi sono i pannelli, questa è l'altezza, ci passi, non ci passi, è chiaro che un museo è leggermente diverso dal solito museo, proviamo a farlo. Abbiamo fatto naturalmente tutto il progetto, tutti gli esecutivi di questi elementi, abbiamo adoperato un sistema con dei montanti, sostanzialmente in legno lamellare, con delle croci che ci permettevano di irrigidire questo sistema, e con una zona sobbalcata. La vedete qui, alla fine, semplicissimo, proprio come funzionavano le scalere dei prosciutti, viene fatta un elemento lungo, stretto, no? Su cui si può essere passato in varie parti, e in queste parti qui vengono esposte tutta la storia, i plastici, i macchinari che riguardano la lavorazione del prosciutto. Cosa abbastanza interessante è che nel piano sopra, che adesso andremo a ultimare, c'è un lungo corridoio che vedremo, no? E anche questo diventerà parte del museo. Qui vedete la sezione, no? E come questo diventi poi tutta una macchina su cui si può girare, si può alzare, si può abbassare, si può insomma visitare la storia del prosciutto. E adesso qui vi faccio vedere le immagini come sono, se questo progetto, se questa idea è riuscita. In questa immagine potete anche vedere le famose scalere che vi ho fatto vedere all'inizio, proprio di questo edificio che vi ho fatto vedere all'inizio, una di queste scalere è stata poi messa nella sala degustazione. L'abbiamo smontata e rimontata all'interno di questa sala. Per cui c'è la memoria diretta fra quello che era una volta e quello che è l'idea utilizzata. Bene, arriviamo invece sempre vicinissimo al museo, perché il museo è circa 150 metri da questo edificio. Arriviamo però in un contesto un po' diverso, cioè quello che noi chiamiamo contesto urbano, no? Io più che contesto urbano lo chiamerei paesaggio urbano, mi viene più facile poi lavorarci. Questo è un intervento grande, fatto 15 anni fa, 10 anni fa, non so quanto, con tre aree, in tre aree diverse, con tre proprietà diverse. Una parte è stata mantenuta, ristrutturata così com'era, invece queste due parti erano vecchi, sono edifici in centro, sono state demolite e poi ricostruite. Vedete qua un po' l'idea? L'idea è quella di ricostruire un tessuto, un tessuto urbano all'interno, di fianco a un tessuto che è storico, perché qui abbiamo fondamentalmente, abbiamo il centro storico del paese, che è questo, lo vedete qui tratteggiato, quindi sono aree che sono leggermente fuori o all'interno del centro storico. La progettazione sta molto complessa, la progettazione ha richiesto un approfondito studio storico di questo centro,
tenevo fuori le carte, capisco perché c'erano degli allineamenti, c'erano dei muri, c'erano dei canali interrati, quindi tutte queste valutazioni sono state fatte, e per poi arrivare però a una cosa molto importante, girando un po' questi libri, negli archivi, nelle cose, innanzitutto non riuscivo a capire che forma, che aspetto dovessero avere questi edifici, no? Perché si guardano le riviste, si guardano i libri di architettura, ma è difficile poi prendere qualcosa e metterla in un contesto che è tutt'altro. Oppure si fa come hanno fatto a Milano, si prende il grattacieli di Pechino, di New York, si mettono a Milano, però forse bisogna fare operazioni anche un po' diverse. Nel guardare queste cose è venuta fuori questa immagine. Questa immagine, siamo sempre in Anghierano, che diceva: questa è una casa medievale in Anghierano, non c'è più, non ci sono segni, però aveva questo balcone in legno, no? questo piccolo loggiato in legno. Ecco, la cosa ha fatto scattare un'idea, una possibilità, cioè quello di riutilizzare questa immagine, di riprendere questa immagine e di adoperarla, cioè di farla diventare materiale del progetto. Questi sono per i primi schizzi, vedete un po' come questa idea di avere il legno verso l'esterno, quindi avere un elemento in legno che caratterizzasse la facciata. Questi sono poi gli esecutivi che noi abbiamo fatto, in cui si vede abbastanza bene questa idea, cioè il balcone, diventano dei balconi in legno, con una struttura in legno, che vengono appesi, vengono tenuti sopra da questi cavi metallici, no? Che sono portati a sua volta un elemento da questi grandi portali in calcestruzzo. No? Vedete qua, questi sono i portali, i cavi, i fili, leggerissimo, non si vedono, e questi elementi completamente in legno. Il rivestimento interno all'interno dei balconi è fatto con dei pannelli di legno, compensato in legno. Vedete il dettaglio. E questo è il risultato di questa idea. Colline dolci, no? Qui siamo all'inizio del paesaggio collinare. Il paesaggio collinare, vedete qua qui siamo a nord, ma qui c'è la città in fondo, e queste qua inizia l'Appennino vero e proprio, quindi qui l'Appennino è come si diventa più alto. L'azienda era questa qui, questa era l'azienda quando ce l'ha chiamato. Vedete una cosa importantissima, però tutta questa è il vigneto di proprietà dell'azienda, quindi questa è la strada che sale. E l'azienda è posta qui, quindi questo qua è il vigneto che sale. Cosa importante, grande elemento di riferimento, c'è il castello di Torrechiara, che è uno dei castelli più importanti d'Italia, proprio all'interno di questa zona. La zona ha un vincolo ambientale paesaggistico, no? Per cui tutti i progetti devono passare alla soprintendenza, e questo è motivo anche di un'attenzione particolare sia ai materiali sia ai sistemi insediativi dei progetti. Questa è la cantina finita, vedete, proprio in mezzo al vigneto. È curiosa anche questa storia, questo progetto, lo dico specialmente ai ragazzi più giovani che vedo qui. Perché? Perché quando ci hanno chiamato, il proprietario mi ha chiamato, lo conoscevo, poi siccome avevamo di buoni rapporti con la soprintendenza, allora ho detto: ma vieni qua, vieni a vedere, io vorrei alzare questa tettoia, no? Ho già parlato con il fabbro, si può fare, basta tagliare questi pezzi, poi li alziamo, tu presenti il progetto e te lo fai provare. No? Vabbè, chiama
chiama il fabbro, o chiama insomma, un tecnico, ma non ti occorre l'architetto per alzare le tettoie, no? Perché loro avevano, sostanzialmente delle cisterne, qui non le vedete, sparse un po' qui, un po' qui dentro, un po' qui, un po' dall'altra parte, c'erano tutte queste cisterne dei vini completamente disorganizzate, e lui mi chiama per alzare questo tettoio. Lo vedete qui, qui stavamo parlando, questo era il proprietario anziano, poi c'era suo figlio che era appena subentrato all'azienda, che stava cercando di chiamare, ho detto guarda, non ti conviene chiamare me, chiama qualcun altro, perché se vuoi io ti faccio una proposta diversa, ci faccio una proposta sul corpo. Allora sono andato su, ho chiamato suo figlio e mi sono fatto spiegare esattamente come funzionava la loro azienda, cioè ho capito quindi quali erano tutti i sistemi che adoperavano, quali erano i sistemi di trasporto e di accesso all'azienda. Avevo fatto uno dei primi scarabocchi, era questo, lo vedete qui, no? Questa è la collina dietro, questo è il vigneto. L'idea era, qui concentriamo le fasi della produzione all'interno di singoli volumi, concentriamo il vino, qui vedete il vino, no? Qui sotto facciamo questa tettoia, no? questo tetto, come vedete, era già pensato in legno, no? Questa idea di mettere il legno sopra il vino, cioè quindi di fare delle case per il vino. Questa è stata un po' l'idea. Vi ho fatto vedere naturalmente non solo questo disegno, ma un disegno un po' più tecnico. Ecco, e dopodiché il giovane ha detto sì, io devo fare questo, ho convinto suo padre a fare questo e abbiamo fatto questa cantina. Vedete qui, molto semplice, vedete gli elementi che sono, fatto una costruire degli elementi, anche qua abbiamo fatto le pareti di Xlan portanti, una struttura in acciaio in mezzo, un tetto molto tradizionale con delle capriate con dei tiranti metallici, no? Che ci dava questo senso della leggerezza, e qui venivano fatte tutte le cisterne, venivano ammucchiate in questo, considerate questo. Qui vedete lo schema, no? Questa è la parte vecchia, questa è la parte nuova, dove esserci altri due corpi, poi non sono stati realizzati. E qui vedete come adesso vedrete in che modo, noi abbiamo comunque mantenuto un rapporto con i vigneti, cioè chi passa dalla strada continua a vedere il vigneto. Questo progetto, adesso vi farò vedere le immagini, ha avuto un buon successo dal punto di vista imprenditoriale. Hanno, non dico raddoppiato la produzione, quasi, hanno fatto un piccolo ristorante qui dentro, se vi capita andateci perché si sta bene, e grazie a questo progetto sono riusciti dal punto di vista economico a sviluppare molto l'azienda, perché l'immagine dell'azienda è cambiata, un luogo a mio avviso molto, molto piacevole. Anche qui, progetto semplice, molto semplice, studio dei dettagli, molto difficile, perché con lo studio di Toma ci siamo veramente impegnati a studiare molto bene i dettagli. C'è una soluzione una copertura piana di 10 metri, in cui Thomas ha studiato il sistema per tenere questa copertura con dei tiranti sotto, in maniera da fare la cosa. Noi anche qui volevamo che fosse un elemento di produzione, non una cantina che diventi una casa di moda, ma una cantina dove si lavora, no? Far vedere che la cantina è un edificio sostanzialmente di produzione. Vedete la costruzione della scatola, vedete i pannelli. Ecco, vedete, questi elementi sono 10 metri, vedete come con l'ingegnere abbiamo studiato poi gli elementi, abbiamo studiato il sistema per non farli flettere. E qui le immagini della cantina finita.
paesaggio collinare, ci spostiamo di un chilometro, due chilometri forse, tre chilometri, via. Questo è uno dei nostri ultimi lavori, in cui oltre al tema del paesaggio, del rapporto col paesaggio, del rapporto fra struttura, terreno e paesaggio, secondo me c'è un tema fondamentale che è il tema anche della sostenibilità dell'intervento. Un tema che è stato approfondito, mi sembra, in questi giorni anche in questo edificio. Sulla sostenibilità, io credo, io ho una visione abbastanza ampia, cioè la sostenibilità non è solamente la sostenibilità dell'edificio, cioè dell'involucro o dell'apparecchiatura per rendere prestazionale l'involucro. La sostenibilità è un concetto più ampio che secondo me deve tener conto anche del rapporto corretto fra edificio e luogo, fra edificio e paesaggio, e deve anche rendere conto di una semplificazione degli strumenti, cioè degli apparati tecnici, degli apparati impiantistici all'interno dell'edificio. E cioè, se noi facciamo un involucro prestazionale, molto prestazionale, ma abbiamo all'interno apparecchiature o impianti che costano il doppio di quello che costavano prima, io credo che non sia un edificio sostenibile. Oh, questo è un po' la mia idea. Questa idea è stata portata avanti anche grazie, lo devo dire, all'interesse della proprietà di questo edificio, che aveva proprio questo interesse verso questo tema, cioè un approccio sostenibile all'architettura. Siamo in zona collinare, la pianura padana, siamo proprio all'inizio del sistema appenninico. Cosa si tratta? Si tratta di un edificio semplicissimo, si tratta di un deposito e di un garage, lo vedete qui, di un garage che serviva al proprietario, e siamo partiti con il proprietario ci ha richiesto un garage, un luogo dove poter mettere le macchine, gli automobili, perché le automobili che il proprietario aveva proprio come collezione, ha una collezione di vecchie Citroën. E gli serve un luogo per poter vedere, poter anche mettere queste auto. Ma non solamente questo, cioè poteva essere un luogo in cui anche adoperare per altre funzioni, no? La festa delle figlie, le cene, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto un elemento molto semplice, avete visto l'idea dello schizzo iniziale, lo vedete qui. Ecco, un elemento basso in cui l'orizzontalità prevale, e un sotto, qui cosa molto interessante, e lo vediamo qui, in alto abbiamo dei pannelli fotovoltaici che producono 48 kW all'incirca, 48-50 kW. Abbiamo un sistema, questi pannelli fotovoltaici funzionano o direttamente o vanno a alimentare delle batterie di accumulo, poste nel sotterraneo. Il sistema è collegato con una pompa di calore. In pratica la pompa di calore fa freddo o caldo sia nell'edificio sia nella casa di proprietà. Non solamente, questo edificio ha nell'interrato, vedete qui, una vasca di accumulo delle acque irrigue, no? Che servono poi per irrigare la proprietà, c'è un bel parco attorno, quindi questa acqua serve per l'irrigazione del parco circostante. Anche qui, edificio semplicissimo, ma molta attenzione a quello che sono i dettagli. Perché un edificio potrebbe essere sostenibile dal punto di vista impiantistico, ma se è un edificio brutto rimane un edificio brutto. Purtroppo c'è poco da fare. Quindi bisogna cerchiamo di fare anche dei buoni edifici. Questo è lo sbalzo, cioè questo è lo sbalzo verso la pianura, vedete qui. Quindi con in alto il solaio in città, sotto invece c'è un solaio completamente in cemento, la zona bassa che contiene il terreno, che fa da contenimento del terreno. Ecco, dopo queste premesse possiamo vedere le foto e vedere se siamo riusciti a rendere queste premesse concrete. Ecco, un'altra cosa importante è questo, però mi ero dimenticato, anche qui
in accordo con la proprietà, c'era l'idea di utilizzare dei materiali del luogo. Anche qui pietra, no? Pietra, però questo è un rivestimento di pietra. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tutta una serie di campionature, specialmente delle stuccature della pietra, per ottenere questo tipo di risultato, che è molto simile alla pietra di verde. La vedete qui? Questa è la zona di affaccio. Quella non è una Citroen, però è una macchina elettrica, quindi i pannelli fotovoltaici collocati in copertura hanno delle torrentine che permettono di caricare l'auto. Il proprietario ha due auto elettriche, carica questa qui e anche un'altra. Non dico il nome per non fare pubblicità alle auto. Bene. Arriviamo all'ultimo progetto, siete stanchi? Sì. Qui ci siamo spostati un po' più in alto. Mentre prima non facciamo fatica ad andare qua a piedi o in bicicletta nei cantieri, qua siamo nell'Alto Appennino, è un po' più difficile. Però il proprietario del deposito di prima, siccome è stato abbastanza contento di quello che avevamo fatto, aveva preso questo piccolo edificio in montagna di noi, nell'Appennino, in una posizione straordinaria. Magnifica, no? C'è una grande aratura in mezzo al niente e lì c'era collocato questo edificio, che era un ricovero di bestiame sostanzialmente. Raggiungibile solamente a piedi o col trattore o con delle jeep. Non tutte le jeep, però vanno su. Questo era quando siamo arrivati, la prima volta che siamo arrivati, l'edificio era questo. Vedete il contesto? No? Questo è il Monte Caio. Vedete Monte Caio, giù c'è la Valpano, e quindi un luogo ameno, cioè dove proprio sei in contatto ancora con la natura, questa forte natura, no? Perché anche qua il paesaggio agricolo non è così segnato dal lavoro dell'uomo come l'ambiente collinare che abbiamo visto prima. Avevamo alcuni problemi tecnici. Uno, dove prendiamo l'acqua? Due, dove facciamo gli scarichi? Tre, come facciamo avere la luce? Con le esperienze che abbiamo avuto negli altri progetti, abbiamo cominciato a pensare, a guardarci attorno, abbiamo visto uno che esisteva la possibilità di avere dell'acqua perché aveva una fonte a circa 100 metri, 150 metri. E l'elettricità potevamo averci con i pannelli fotovoltaici, la potevamo accumulare con delle batterie, gli scarichi potevamo fare un piatto di fitodepurazione e quindi mandarli in piena in modo più naturale possibile. Ed è questo quello che abbiamo fatto, no? Questo a livello, diciamo, di impiantistica. E poi c'era un'altra cosa, come trattavamo questo edificio, perché l'edificio era messo non benissimo dal punto di vista della struttura. Anche qui, grande fortuna, abbiamo chiamato una ditta locale,
due o tre muratori, sono due o tre, sono in pochissimi, bravissimi, bravissimi a, bravissimi a lavorare la pietra, bravissimi, bravissimi a lavorare il legno. E questo ci ha permesso di fare una cosa semplicissima. Naturalmente questo è un piccolo rifugio, non ha le caratteristiche di una residenza per star lì, per abitare continuamente lì. E abbiamo mantenuto esattamente l'edificio com'era, tranne per un particolare che poi vi faccio vedere, ma che avrete già visto, cioè questa grande finestra che si affaccia verso valle, e abbiamo aggiunto un piccolo corpo per poter mettere tutto il sistema tecnologico, che è un sistema, cioè l'edificio è semplicissimo, un sistema tecnologico è abbastanza importante perché avete delle batterie d'accumulo e tante macchine per far funzionare questo semplice edificio. Abbiamo rifatto la copertura. Il solaio, naturalmente un solaio con travetti a sito, solamente un impalcato, semplicissimo. Qui vedete il particolare, anche il particolare molto semplice, molto mai. La cosa piacevole è che siamo riusciti a recuperare l'uso delle piane, cioè delle coperture in piane, invece che delle coperture in coppie, no, perché nel nostro Appennino tutte le coperture erano in lastre di piane, cioè erano in pietra, quindi avevano un colore grigio. Questo è un altro problema, perché oggi noi vediamo l'Appennino con tutti i tetti rossi, ma originariamente tutti i tetti erano grigi. Casa semplicissima, vedete qui, si entra, una cucina, un bagno, le scale che salgono, e questo elemento completamente ligneo, che è un piccolo porticato, che poi andremo a vedere come è venuto. Questo qua è l'imbarcato. Pavimento con l'uso di queste grandi sassi, queste grandi pietre locali. Ecco, qui vedete questo corpo che è stato aggiunto, no? Questo non c'era, lo abbiamo aggiunto noi. E qui l'idea era di non avere, di avere proprio un porticato grezzo, il più grezzo possibile, quasi primitivo. Cioè esistono le piante, le tagliamo, le manteniamo la forma che hanno e facciamo questo. Sopra questo ci vanno i pannelli fotovoltaici e abbiamo utilizzato del legname in castagno, solamente in castagno. Qui vedete come sono state fatte, qui vedete anche gli appoggi, vedremo anche dopo. Ah, scusate, questa è, come vi dicevo, la grande apertura, poi vedremo come è fatta, che però mette in relazione la casa, questo blocco unico con il paesaggio, il fascino nebbioso. Queste sono le lastre, vedete anche la bravura del cuciscuci fatto da questi operai. Ecco, qui vedete un po' questo sistema ligneo, no? Questo sistema ligneo quasi primitivo, che però viene reso un po' tecnologico, per cui abbiamo fatto un appoggio con una piastra, poi abbiamo fatto un getto, abbiamo lasciato 5 cm di sollevato questo legno in maniera che non marcisse alle basi. Questo è il tavolino, questo è il tavolo. Il proprietario ha trovato questo enorme sasso, è lungo 3,20 m, 3,30 m, largo 1 m, per darvi le dimensioni. Anche qua abbiamo fatto questi piedi li avevo disegnati io, in ufficio mi hanno preso in giro perché mi hanno messo poi un'immagine di Flintstone, quello degli antenati, sul tavolo per far capire che la mia architettura era molto flintstoniana, dicevano, come cosa. E comunque anche il tavolo, sono tutti elementi grezzi. Una cosa bella sul legno è questa: il proprietario di questo edificio, come di quell'edificio precedente, ha poi, non aveva mai lavorato il legno, mai visto il legno, eccetera, eccetera, ha preso passione per il legno, ha comprato delle macchine, ha comprato delle cose, e ha fatto all'interno di questa casa, recuperando le vecchie travi della casa, si è costruito tutti i mobili, no? E parte dei rivestimenti. Questo, vedete questo tavolo? Tutto l'armadio è stato costruito riutilizzando il vecchio legname presente in questo edificio.
Ecco, questa è la diapositiva finale. Ce ne sarebbero altre 30 o 40, ma andiamo qua. Sto scherzando, no? Non è assolutamente questo. Questa è la diapositiva finale. Ho messo questa perché questo è l'ultimo lavoro che abbiamo realizzato, piccolissimo, no? Ma che questa immagine dà il senso un po' della presentazione che abbiamo fatto oggi, e cioè questa relazione profonda fra due elementi. L'albero iniziale, siamo partiti dall'albero, l'architettura, cioè il legno sostanzialmente, come materiale, ci dà questa possibilità di riflettere sul rapporto che c'è, sul rapporto, sulla relazione stretta tra ciò che è artificiale, l'architettura, con ciò che è naturale, l'albero. Questa riflessione, questa consapevolezza però deve essere fatta nostra. Questo è l'invito per tutti voi. Grazie.